Essere donna e scegliere di fare il chirurgo non è mai facile. Lo sa bene Antonia Lisa Petrella, 36 anni, pugliese, che dopo aver completato gli studi a Milano ha deciso di mettere la sua formazione al servizio della cooperazione internazionale. Dopo alcune missioni in Kenya, Madagascar e Sri Lanka, oggi si trova in Senegal per dare vita ad un progetto ambizioso. Con l'associazione Step Forward di Roberto Iori sta lavorando alla realizzazione di una casa della Santé, un ambulatorio inserito all'interno di un villaggio per il recupero dei ragazzi di strada. Sono venuta a studiare a Milano e devo dire che è stata una scelta vincente, perché comunque l'Università degli Studi di Milano garantisce secondo me una formazione ottima. Poi io ho fatto il test di specializzazione in chirurgia vascolare, sono entrata e ho fatto i miei 5 anni di specialità qui a Milano, ruotando in varie strutture. Penso di aver avuto anche una buona formazione, onestamente. Dopodiché sono stata dirigente in un ospedale, dirigente di primo livello, quindi fondamentalmente un assistente in un ospedale milanese, anche abbastanza di prestigio, e dopo 2 anni, niente, sono partita per il Kenya. Poi dopodiché al Kenya è seguito l'Uganda, di nuovo il Kenya ma in un altro posto, qui sono stata adesso in Senegal, in Madagascar, sono alla 7ª missione adesso. Come medico-chirurgo siete poche donne, quali sono le difficoltà principali che hai riscontrato? Beh, la differenza di genere esiste nella chirurgia come in tantissime altre branche, solo che io non avevo voglia di lottare una guerra che in teoria qualcun altro ha già vinto. E quindi piuttosto che stare qui ad affannarmi, ad aspettare un contratto decente, a far sì che il mio contratto potesse essere pari ad un uomo, preferito andare via. Che cosa ti sei portata del tuo bagaglio italiano e cosa invece hai imparato da queste terre? E quando mi sono affacciata all'estero mi sono resa conto che le mie competenze non erano sufficienti per affrontare le sfide che mi si proponevano, anche perché si richiedevano delle competenze un po' più trasversali, una conoscenza un po' più globale e soprattutto a trattare delle malattie che qui non vediamo mai, quindi di fatto il mio bagaglio era semivuoto, possiamo dire così. Lo sto ancora riempiendo, ho imparato a fare anche parti cesari, gli skin graft, ho imparato a fare le perforazioni della tifo addominale, ho imparato a fare molto di più, mi sono rimessa sui libri, ma preciso, non da sola. Sono sempre partita con dei chirurghi senior, ho sempre raggiunto in loco dei chirurghi senior, perché anche se siamo in aree remote, non è giusto darsi all'improvvisazione. Ecco, c'è un po' di discussione in questo periodo sulla formazione dei medici. C'è chi dice che bisognerebbe togliere il numero chiuso nelle università, che ci sono pochi medici, i medici spesso vengono aggrediti, almeno in Italia ci sono queste problematiche. Cosa pensi? Il vero imbuto è nelle scuole di specializzazione. Cioè bisogna aumentare i posti in scuola di specialità e far sì che escano più professionisti formati. E l'altro problema è rendere non precari quelli già specialisti, perché se non mi sbaglio ben il 50% dei giovani professionisti, ma su questa stima non sono convinta, hanno un contratto precario. E fare chirurgia con un contratto precario, con l'attenzione medico-legale che c'è in Italia, è una follia, quindi conviene non farlo. O comunque molti stanno rinunciando, molti ragazzi non scelgono più la chirurgia. E poi è vero che ci sono specializzandi che in 5 anni di specializzazione non portano mai a termine come primo operatore interventi di media o di elevata chirurgia. Ma questa non è una considerazione mia, ma perché spesso mi trovo a parlare con dei miei colleghi, quando ero specializzanda parlavo spesso con i miei colleghi ed effettivamente gli spazi operatori erano pochi e in più la generazione che ci ha allevato ha completamente abdicato al proprio ruolo di maestro, di tutor. Con lo sguardo che hai avuto all'estero, cosa bisognerebbe portare in Italia? Probabilmente non dovremmo chiuderci subito in percorsi di tipo verticale ultra specialistico, perché confrontandomi con i miei colleghi, soprattutto quelli svizzeri o quelli francesi, mi sono resa conto che loro avevano una preparazione chirurgica di base molto più ampia della mia, a parità di età. Mentre noi ci mettiamo in percorsi specialistici ben definiti e a volte non abbiamo una infarinatura generale che ti consente di non aver paura in alcune situazioni di urgenza. Secondo me questa è una cosa che non possiamo scotomizzare.